Pronto? Eccoci qua, puntualissimo. Abbiamo spaccato il minuto stasera, visto? Assolutamente. Come stai innanzitutto? Bene, bene, grazie. Ah, dove ti trovi? Bene. Sei ancora al lavoro? Sì, sono ancora qua nello studio. Giusto. No, io sono bello al caldo. Devo dire che in due giorni qui la temperatura è crollata. Però devo dire che nello studio si sta benissimo adesso. In estate no, adesso si sta benissimo. Bene, no. Perché sono isolato da tutto, praticamente da tutti. No, nel mio studio si sta bene. Si sta bene d'estate, ma d'inverno fa freschetto. Vabbè, magari ti puoi attrezzare, che ne so, con una stufetta, anche se con gli aumenti dell'energia non so quanto possa convenire in realtà. No, allora, hai visto il nostro nuovo sito? No, non ancora. Questa settimana sto finendo il mio libro, per cui ci passo i giorni e le notti. Di giorno scrivi, di notte pensi. No, di giorno lavoro e di notte scrivi, quindi proprio non dormi più. Vabbè, è finita la tua vita, insomma. No, perché ci sono anche le foto, tra l'altro pure la tua c'è. C'è la sezione Le nostre voci, dove scorrono tutte le voci che collaborano con noi, e ci sei pure tu, tra tutte. Insomma, quindi molto molto carino, molto colorato, ovviamente è in allestimento, lo finiremo prossimamente. Comunque www.troppofanradio.it, perfetto. Questo è il nuovo sito. E allora, di che cosa si parla oggi? Qual è l'argomento del giorno? Questa sera volevo condividere con te, i nostri ascoltatori, le pillole della felicità. Eccoci, siamo pronti, anche perché siamo a metà mese, quindi già siamo proiettati verso il Natale. Direi che è un argomento che ci sta. È pennello proprio. Più di un mese, poi abbiamo parlato della gestione del tempo, del burnout, ho detto questa volta un po' di leggerezza. Magari ci iniziamo ad allenare adesso, così arriviamo felici a Natale. Può essere un'idea. Assolutamente. Vai, dimmi tutto. Che cosa intendo io per pillole della felicità? Così io dico la mia descrizione, però è importante che ognuno trovi un po' la propria descrizione, la propria definizione. È chiaro. Per pillole di felicità io intendo quelle piccole situazioni quotidiane che avvengono nella nostra vita. Perché spesso noi siamo felici quando raggiungiamo dei grandi obiettivi, dei grandi risultati importanti, e ci perdiamo tante piccole pillole di felicità quotidiane. Esempio concreto. Vai. Vedere una persona che sta meglio. Un messaggio di un'amica che non sentivo più da 3 anni, questo per esempio è qualcosa che mi è successo oggi. Sì, bellissimo. O una cliente, magari è stata una mia cliente 10 anni fa, adesso una sua amica ha bisogno d'aiuto e si è ricordata di te. Si è ricordata di me con gratitudine, quindi ti posso mandare questa amica perché con te io mi sono trovata bene. Di questo è anche un aspetto della felicità. È capitato anche a me questo. Settimana scorsa in palestra una mia ex compagna di classe che non vedevo da 7-8 anni tipo. Quindi bellissimo, bello. Oppure un'altra pillola di felicità mia oggi è stato che il figlio di 25 anni, che ormai insomma è grande, ormai non si fanno più abbracciare, no? Quando uno li porta a scuola cominciano a dire non mi lasciare più davanti a scuola, non mi dare il bacio, eccetera. Quindi da anni c'era per forza questa distanza. Oggi ho fatto per scendere in studio, perché io abito sopra e sotto lo studio, e lui mi ha detto ma non me lo dai un bacio. Vedi, ti ha sorpresa così, vedi, piccoli gesti quotidiani, che bello. Assolutamente, quindi sono tornata indietro e gli ho dato un bacio proprio sulla fronte. Con soddisfazione piena. Proprio. Assolutamente, questo è di nuovo un momento di felicità. Certo. Un altro momento di felicità che c'è stato oggi, che ho trovato il mio piccolo gatto nuovo, cucciolo di 5 mesi, con un topo in casa. Era un sacco di tempo, negli anni passati non ce n'erano topi in casa, ma l'altro giorno ne ho trovato uno e mi sono preoccupata, perché ho detto ma questo topo, un topino vivo, questo di oggi era morto, ho detto ma da dove arriva? E oggi, come dire, per me è stato rilassante rendermi conto che è il gatto che li porta in casa, che non va bene. Adesso vedrò come fare. Però questo mi ha sollevato, perché dico che non c'è allora nessun nido di topini in casa. Non è un problema di casa, ma il problema è di gatto. Assolutamente.
Quindi che qualcuno magari mi sta ascoltando e dice, ma insomma il topo in casa come fa a essere una pillola di felicità? È tutto sempre relativo, ognuno ha il suo mondo interno, la sua verità, soprattutto le proprie misure. Quindi in questo io incoraggio, sostengo un po' le persone a andare a fare una lista alla fine della giornata e andare a vedere quale momento della giornata per me oggi è stato bello, positivo. Quindi in quale momento io ho provato felicità. Certo. Bisogna accorgersi anche delle piccolezze, ecco, come per esempio questo gesto di tuo figlio è stato secondo me una cosa enorme che tu non ti saresti mai aspettata, un po' meno quella del topo, però alla fine diciamo ha avuto comunque un risvolto positivo. Sì, ma in questo no, l'ho portato perché sembra un paradosso, dice ma come fai a essere felice su questo. Perché io mi sono alleggerita e ho detto il gatto non è a casa. Hai tirato un bel sospiro di sollievo, come si suol dire. Sì. Perché dice chiaramente, io ho visto uno vivo e lì già ti preoccupi, morto forse un po' di meno, però dici ma com'è possibile, già la seconda volta e ecco abbiamo svelato l'alcano, è stato il tuo gatto. Un'altra situazione di felicità è stata qualche settimana fa, sono andata all'IKEA, adesso non è che voglia fare pubblicità all'IKEA, ma ho comprato tutti dei materiali creativi, delle perline, dei colori, ho comprato anche un materiale tipo il fongo, tipo la plastilina, però quello ecologico per bambini, lavabili, e l'ho messo qua nel cassetto dello studio. Oggi è arrivato un mio cliente che aveva un momento di difficoltà, non sapeva dare forma. E allora gli ho detto ma che cosa senti, quale percezione hai? Dice come se fossi del pongo. E allora gli ho detto ma vuoi del pongo? E gli ho dato il pongo e lui è riuscito a dare forma alla sua difficoltà. Questo pongo bello. All'inizio era un cubo, alla fine è diventato una farfalla. Ma che figo, bello questo. Questa è una cosa bellissima secondo me, perché quando uno non riesce ad esprimere a parole bisogna che agisca e con i fatti ti faccia intendere quello che più o meno sente. Certo, devi avere anche un minimo di note artistica per lavorare il pongo, però diciamo bene o male più o meno una farfalla per esempio riusciamo a farla tutti quanti, no? Il cubo l'ha trasformato in farfalla sedendosi sopra il cubo, quindi non c'è stata una intenzione artistica. È stato così. Sì, manifestata quella forma che lui ha interpretato in quel modo. E qua per me c'è stata la doppia felicità, me la doppia pillola di felicità, perché lui è riuscito a fare un passaggio importante, nel senso al di là della logica ha usato il linguaggio analogico, quindi l'altro emisfero. Punto 1, punto 2, per me l'altra pillola di felicità è vedere che l'altro giorno ho avuto questa intenzione di comprare questo materiale che prima non avevo in casa e oggi è servito, quindi anche questo è doppia per me. Lei so anche subito utile alla causa, insomma, in questo caso, perché questa persona aveva bisogno magari di sfogarsi in questo modo, però non riusciva a tirar fuori le parole, ma di fatto ti ha fatto capire su cosa lavorare e come si sentiva. Bello questa cosa, mi piace molto, devo dire, molto bello. Poi ce ne sono altre? Altra può essere la comunicazione di una persona che ha superato un esame, quindi che ha preparato tutto un allenamento, piano d'azione per riuscire a superare l'ultimo esame all'università ed è riuscito a passare l'esame. Questa per esempio è un'altra pillola di felicità. Sì, credimi, guarda, l'ultimo esame è quello più difficile, tu dirai, sì. Hai fatto un percorso intero, ne hai fatti magari 30, però l'ultimo sembra quasi insormontabile. Perché praticamente arrivi stanco, quello è fondamentalmente. Però... quello sì, e io ho visto a volte, poi magari mi sbaglio, ma in alcuni momenti della mia vita professionale l'ultimo esame è un po' l'ultimo passaggio nel mondo, quindi c'è anche la paura. Adesso mi laureo, entro nel mondo e poi... E poi che faccio? Poi che faccio? Ha avuto senso il percorso di studio che ho fatto? Spesso c'è il blocco davanti all'ultimo esame perché c'è questa paura, l'incognita. Diciamo qualcuno ci si nasconde tra virgolette anche dietro agli esami, dice vabbè finché sto all'università sto tranquillo perché ho uno scopo tra virgolette, poi dopo si vedrà, perché il momento non è neanche dei più felici diciamo lavorativamente parlando, quindi non è neanche facile inserirsi nel mondo del lavoro attualmente.
Altri momenti di felicità possono essere oggi, per esempio, si è bloccata la stufa a pellet che avevo su e l'altro figlio immediatamente mi ha detto: mamma, non te ne preoccupare, faccio io. E questo per me è di nuovo stato una pillola di felicità. Ci sono piccole cose. Io che cosa ci tengo un po' a passare questa sera agli ascoltatori, che spesso noi siamo più predisposti a un pessimismo, comunque vedere che cosa non funziona nella nostra vita, che cosa non va bene. Sì. E quello è un po' un'abitudine, un'attitudine. Certo. Il punto qual è? Attivare la volontà, e la volontà è un muscolo, quindi possiamo assolutamente attivarlo e allenarlo nel cominciare a vedere delle piccole cose quotidiane che per noi ci portano felicità, quindi che ci fanno stare bene. E io le ho chiamate pillole perché sono piccole. Eh sì, sono piccolezze che però messe insieme poi ti rendono felice. Sì, per soprattutto perché fanno cambiare le prospettive. Sì, la prospettiva, ma la qualità della nostra vita, perché se noi aspettiamo solo i grandi eventi, le grandi realizzazioni per essere felici, non ci passa più il quotidiano. No. Poi magari ci perdiamo tante piccole cose belle della nostra vita perché siamo concentrati su quell'evento lì specificamente, però magari ti accadono tante piccole cose insieme e tu non te ne accorgi neanche perché sei preso da quello e pensi solo a quello. Mentre la vita è adesso, e il potere di adesso è proprio andare a vedere. Certo, certo. Ne abbiamo parlato poco fa di questa cosa del qui e adesso, se non ricordo male. Vedi? Qui e ora. Qui e ora, ecco, qui e adesso, beh, è simile, voglio dire. E infatti io per esempio domani riceverò una grandissima gioia, già lo so però, perché arriveranno le mie nipotine. Ah, bene. Sì, da tanto tempo che non le vedo, quindi sono felicissimo. Già da adesso, sono già pronto. Sì. Poi verranno qui, mi metteranno casa sotto sopra, però è tutto concesso, diciamo. Ci sta, sono bimbe, sono piccole, quindi è tutto normalissimo. E l'ho chiamate, aggiungo ancora questo, l'ho chiamate sì, pillole intanto perché sono piccole, quindi piccoli momenti di felicità che noi possiamo sempre tenere in tasca come le pillole, quindi decidere di tenerle sempre con noi, decidere di andarle a cercare quando non le troviamo. E la pillola cosa facciamo? Prendiamo e la ingoiamo. Quindi anche quelle pillole di felicità, portarle dentro di noi, metterle dentro di noi per poterle conservare. Certo, certamente, perché poi quando uno se ne accorge di questa piccola pillola, dice: ah, però guarda, mi è accaduta questa cosa, poi la interiorizzi così da poterla ricordare poi nei momenti magari più difficili, ecco, perché poi arrivano inevitabilmente. Poterla ricordare o andare a cercarsene altre, perché poi i momenti bui ci sono per tutti, né? Che può essere un momento di malattia, un momento di crisi, o una persona vicina a noi che non sta bene, e anche lì andare a cercare, ed è molto più difficile, no? Andare a cercare delle piccole pillole di felicità, e uno magari dice: ma com'è possibile trovarlo? E l'uno uscire da un ospedale e apprezzare un tramonto che c'è fuori. Quindi anche nei momenti più difficili noi abbiamo la possibilità di queste piccole pillole, che sono quelle poi che ci nutrono, sono quelle che ci fanno cambiare un pochino l'umore, e sono assolutamente fondamentali perché, come ho detto prima, ma lo sottolineo, migliorano la qualità della propria vita. Certo. E lo strumento ancora che volevo consegnare oggi è non giudicare quando qualcuno ci racconta che quella situazione lì, quella pillola per lui gli ha portato felicità, come ho portato io oggi delle situazioni che magari viste da un altro punto di vista uno dice: ma assolutamente non hanno senso. Ma il punto è che ognuno dà un senso alla situazione che vive, ognuno ha la propria verità, ha la propria, possiamo chiamarla storia, carattere, dalla propria interpretazione, e quindi è importante che ognuno dia proprio un senso a ciò che accade dentro di lui e lasciare andare quello che vede delle altre persone non gli piace. Ecco, allora ricordiamo intanto dove contattare Arianna. Allora potete ascoltare e riascoltare anche le nostre puntate su www.ariannagarrone.it, pagina Facebook Arianna Garrone e Istituto Counseling Artemisia. Inoltre, se vi va di scriverle, c'è il numero 345 574 0517.
Perfetto. Ho detto tutto, come diceva Peppino De Filippo. Va bene Arianna, se hai esaurito l'argomento io ti libero. Sei stata grande come sempre, esaustiva, grazie. Diretta, semplice, perché le cose noi le spieghiamo proprio come si suol dire con il cucchiaino. Sì. Vatti a dare uno sguardo al sito, poi mi fai sapere. Va bene, va benissimo. Okay. Un abbraccio a buona tutti serata. Gli ascoltatori. Grazie. Ciao Arianna. Ciao. Grazie, ciao Edoardo. Ciao.